Mamma, mamma della mancia. Che cosa interessante. È la cosa migliore che potessimo dire che iniziando una puntata. Che puzza qua dentro? Mi fa male la pancia. Domenico, perché ti fa male la pancia? Non lo so. Come non lo so? Riesco a digerire la pasta. Che cosa interessante, mio Dio. Benvenuti alla nuova puntata di Salute e Malattia. Con il Polito Gero. In Salute e Malattia. Finché morte non ci separi. Sì, diciamo. Solo la morte. Ragazzi, guarda, ragazzi, non l'avrei mai detto, si vede buono. Sarà la pasta, che cazzo devi dire? Comunque, ragazzi, ragazzuole e ragazzine, oggi di cosa parliamo? Di figa. Cioè, parlate di me? Della prima. No. No, parliamo come tutte le domeniche di musica rock. No, scusa, Gigione, se ti... Infatti non parliamo di Gigione, ragazzi, ma parliamo dei... Gigione, Ratm! Ray Gigione of the Machine. Rage Against the Machine, come quelli che ci seguono sulla nostra incredibile e bellissima pagina hanno potuto vedere. Oggi parleremo appunto di questa band di Los Angeles. Yes. Los Angeles. LA, come ci suggerisce il caro buon Alex. Alex. No, capisci un cazzo. Alexotan. Okay. Comunque, ragazzi, voglio una prima impressione vostra di questi Rage Against the Machine. Ci sono state molte turbolenze prima di scegliere il messo giù io in modalità aereo, grazie. Molte turbolenze prima di scegliere questo argomento, perché a non a tutti gradevano appunto i Ratm. Ratm con cose. Ratm. Ratm. R-A-T-M. Sei British Polish. Grazie, beh, Polish soprattutto. Però... Li abbiamo scelti solo perché la settimana scorsa abbiamo parlato di punk rock e loro, dato che non c'entrano un cazzo, qualche cosa era ironica, altrimenti non l'avremmo mai scelti. Poi uno alla volta, dai, Domenico, tu cosa ne pensi? Tu che sei stato, diciamo, il promotore di questa band. Ma perché sempre io? Perché l'hai proposta tu, il promotore di questa band. Anche stamattina hai chiesto cosa facciamo. Io mi sono alzato e ho detto: dove sono? Cos'è questo? Chi sono? Chi sono? Perché sono qui? Perché questo cane mi lecca? In ogni caso, i Rage Against the Machine, i Los Angelesi. Sì, come si chiamano gli abitanti di Los Angeles? Los Angelini. Los Angelini Jolie. Los Angelini Jolie, secondo me. Tua mamma ci chiede se sei andato in bagno e ci conferma che di sicuro non è la sua pasta. Che cazzo ti voglio dire? Non lo so. Comunque, in ogni caso, grazie per aver detto, diciamo, questa cosa. Non sono andato in bagno. Adesso... è il tempo che ascolto Carlo parlare e mi viene lo stimolo. Grazie, troppo gentile come sempre. Era solo per farti capire che fai cagare. Grazie, ma già lo sapevo. Mi piacciono Rage Against the Machine, ma non per il funk, ma per il rapping del cantante. Il rapping violento, il rapping violento, il stupratore seriale, sì, il rapping, esatto, il rapping, non è il rapping, il rapping è violento e cattivo, è davvero tutto rock. E le buttate nel culo. Cosa lo so? Probabilmente lo fa. Se non mi sbaglio, è gay. Conoscendo il tipo il cantante di Rage Against the Machine. Ci sono strane. Cioè, il cantante Zac Efron è gay o è bisessuale? Comunque, tu invece, Peppe, cosa ne pensi di questi Rage Against the Machine? Penso che... Dai, dilla! Non le piace. Penso che il primo album sia un album bellissimo, da 5 su 5, mentre gli altri tre album calino proprio un poco alla volta, fino a... Però, ricordiamo, dovresti parlare anche dei live, dei Rage Against the Machine. Parleremo dei live poi avanti. Giustamente i live, se sono bravi, sono bravi. Quando c'è la qualità... Ma nel momento in cui sei bravo, è ancora peggio se fai un album che fa cagare. Se uno fa schifo, troppo tipo, se no fai un album, come fa schifo, come i grandissimi live dei Blink 182. In tutto questo io li odio soprattutto per due motivi. Il primo, forse è solo una cosa mia, perché semplicemente non fanno un album che sono 15 anni. Con tutto che sono stati sciolti per 5-6 anni, sono tornati insieme nel 2007, sono quasi 10 anni che non hanno fatto un cazzo. Non hanno fatto niente. Solo live. Sono quasi 10 anni, non hanno fatto quasi niente. A parte qualche live, così. E secondo motivo, perché la band è dichiaratamente contro il capitalismo e cose del genere, quando è la prima band invece a
a godere del capitalismo di Los Angeles. Ma il fatto è gli stessi video sono stati prodotti dalla loro casa. Allora, come ci può dire il massimo esponente in questa cosa? Il capitalismo ha un solo problema: fa finire presto le sigarette. Bravo Carlo Mazza, in capitalismo e cose strane. Tu, diciamo, Alessandro, vabbè, vai, all'inizio li accomunavo i System of a Down, perché anche loro sono, diciamo, una band che molto impegnata socialmente. Sì, impegnata socialmente, ma almeno giustamente impegnata socialmente. Invece che queste machine, invece, a quanto pare sembrano essere abbastanza incoerenti in questa cosa, perché se la prendono con il capitalismo, se la prendono con Wall Street, se la prendono con, alla fine sbozzano nei soldi, non mi sono preoccupato di fare più un cazzo che sono 10 anni. Purtroppo, ma comunque invece è stato hanno scritto un libro comunque con un altro tizio prima, invece, sì, non penso che sono... Come sei informato? Sui nomi le danno, ragazzi, è domenica pomeriggio. No, invece, caro Alessandro, cosa ne pensi? Io posso dire che è un gruppo che ho apprezzato ai tempi del liceo, perché il mio compagno di banco è ugualissimo a Sosa di Zacchi, il cantante, ha gli stessi capelli ricci. Scusa, ma Zac Efron non aveva il frangettone? No, aveva il frangettone davanti ai capelli ricci. Zac Efroci. Ah, è Frosch. È Frosch, sì, e quindi l'ho apprezzato a quel tempo. Ovviamente con il tempo, ovviamente, come ha detto anche Peppe, hanno fatto un po' la funzione dello specchietto per l'allungo, cioè tu combatti per tanti anni, i primi anni, contro il sistema, e poi sei tu fondamentalmente la radice malata del sistema, perché sei tu la macchina. Sì, perché anche tu fai parte di questa macchina, non lo combatti. E soprattutto anche perché da una band del genere non ti puoi aspettare, dopo tanti anni di attività, ritorni dopo la carriera solista del cantante Zac e la fusione dei Audioslave. Pure perché non fatto più niente. Vabbè, dopo High School Musical. Ma scusa, una domanda, ma il cantante l'ha fatto un CD da solista alla fine? Sì, sì, cioè, è riuscito a farlo. Mi sa che ne stava facendo pure un altro. Però l'hanno fermato. Comunque, detto questo, vorrei chiederti una cosa. Mi fanno schifo, mi comunque, per inciso. Perché siamo Rage Against the Machine? Lo scopriremo qua solo quando vivremo. Solo vivendo. Come disse il poeta. Come disse un'amica mia, Lucio Battiato. Lucio Battiato. Lucio Battiato è importantissimo. Mi sembra. Comunque, se mai c'è stata una band che ha saputo unire impegno sociale al divertimento, il fuoco attivista della giovane età alla maturità personale, presa di coscienza nel momento storico, questo gruppo erano, almeno fino agli inizi degli anni 90, soltanto i Clash di Joe Strummer. Bravissimo che mi anticipi. Come cazzo è che non ci sono parentesi? Non lo so, perché le ho eliminate tutte. Scendendo qualche gradino in termini di freschezza e probabilmente di credibilità, qualcuno potrebbe ancora oggi indicare in Bruce Springsteen, i Rem e U2 altri eventuali artisti impegnati in grado di muovere gli animi. Nel senso, è gente che è impegnata, in grado di muovere gli animi dell'ascoltatore. Oppure Springsteen ha fatto la campagna per Obama. Attenzione. Però è la stessa merda, nel senso che anche Bruce Springsteen, no, il fatto dei CD. No, io farò uscire questo CD per aiutare il commercio musicale. Vabbè, ma sono tutti dei marchioni. Per questo loro dicono probabilmente di credibilità, perché su certe cose non risultano credibili. Perché tu dici, io voglio aiutare, ragazzi, i Rem e gli U2 sono sempre stati credibili. I Rem e gli U2, per quanto non possano piacere soprattutto a Carlo, gli U2, anche gli U2 sì, hanno fatto qualcosa. Loro sono politicamente attivi e soprattutto ecologicamente attivi. I Rem soprattutto. Cioè, ricordiamo nei Simpson quando spacca la bottiglia e diamo e ricicliamo. Quindi, insomma, loro sì, ma Springsteen alla fine non è che ha fatto tutta questa grande politicamente attivo. Sì, politicamente attivo, ma politicamente attivo per i soldi. Una causa che gli due abbiano avuto è fare la canzone Sandy Brody Sandy contro la quello che è successo in Irlanda tanti anni fa. A parte quello, non è che. Ma perché poi loro sono irlandesi, tra l'altro. Comunque, irlandesi nati in Irlanda, nell'Irlandità, quindi comunque irlandese, abbiamo un irlandese qua verde, irlandese d'Irlanda, ciao San Patrizio. Ma è sulla linea dei londinesi Clash che dobbiamo affiancare uno dei maggiori fenomeni rock dai 90, in grado di inserirsi prepotentemente in un trend musicale proveniente dalla cosiddetta scena crossover californiana, ormai pronto a emergere prepotentemente dalle strade di Los Angeles e di sconvolgere, nel bene e nel male, la storia del rock degli ultimi anni. Appunto, parliamo dei Rage Against the Machine.
che sono stati uno dei maggiori nomi del panorama crossover e, a conti fatti, nu metal, oltre che uno dei gruppi fondamentali degli ultimi 15 anni. Cari ragazzuoli, non so se siete d'accordo. Ah, un po' sì, un po' no. Dall'inizio, quando sono una di ultimi 15 anni, l'inizio del crossover va bene, ma i 15 sì. anni hanno sbagliato scritto anche di uno dei gruppi che non fa album fondamentalmente dagli ultimi 15 anni. I 15 anni successivi non sono stati crossover, sono durati dal 94-5, erano solo Uber al massimo fino al 2000, sì. 2000. Comunque, per raccontare la storia dei Rage Against the Machine scegliamo di partire dal novembre del 2000, quando George W. Bush viene eletto per la prima volta presidente degli Stati Uniti d'America e Zack De La Rocha, leader carismatico della band, annuncia lo scioglimento dei Rage Against the Machine a causa del totale fallimento degli obiettivi, evidentemente politici, fissati dal gruppo stesso il giorno della loro nascita, 9 anni prima. Cioè loro 9 anni prima avevano già sapevano che non doveva salire Bush, il loro obiettivo non voleva fare. 9 anni prima c'era l'altro Bush. C'era l'altro Bush, sì. Che comunque anche se questo potrebbe essere una cosa interessante, però in realtà la vedo una stronzata, sì, infatti, lo spiegheremo dopo. In realtà i motivi sono questi e anche altri che analizzeremo successivamente seguendo il corso degli eventi, ripartendo quindi dal 1991. Detto questo, noi mandiamo la prima canzone, caro Domenico, perché già sto a cianciare da un quarto d'ora. E mandiamo un pezzo. Bravo, tu che non fai mai un cazzo. Manda un pezzo. No, questo rock. Manda un pezzo nuovo. Mandiamo Rock Against Sarco. Sì. Di Astenia. Degli Astemi. Ma che cazzo di pezzi tu trovi? Ma non è che il pezzo si chiama Rock Against Sarco. Sì. Sì. E il pezzo si chiama Stemi. Non lo so, io non l'ho sentito. Ci sentiamo Frafroco. Frafroco. Oh,
ragazzi, un gran pezzo. Chi l'ha scelto questo gran pezzaccio? Io. Grande pezzo pazzo. Pezzo pazzo. Comunque, Peppe, di cosa stavamo parlando? Al 91. La rabbia contro la macchina è un caso anomalo sotto ogni punto di vista. Perché Rage Against the Machine vuol dire rabbia contro la macchina, che sarebbe la macchina, il sistema. Bravo Carlo, bravo. Io dico, non lo sto dicendo. Bravo. Non lo sto dicendo a te che già lo sai, ma i nostri ascoltatori ignoranti di merda. Carlo Mazza è attesa fuori. Lo stavo dicendo a Francesca Colucci, che non capisce un cazzo. E quindi... Bravo, perché ho sentito Amok. Domenico dice Afamok che non gli è piaciuto. Da quattro persone. Grazie. Perché anche a Peppe e Alessandro è piaciuto, dicono che è un buon CD, ma a te non è piaciuto Amok. Non capisci un cazzo, sentiti, non lo possiamo dire. Comunque, è un caso anomalo sotto ogni punto di vista. È forse la prima band a raggiungere un certo livello di popolarità prima di aver firmato un contratto discografico. E, fatto ancora più curioso, non nascono come una formazione live che si è creata il proprio pubblico concerto dopo concerto fino a trovare qualche generoso estimatore che li metta sotto contratto. I Rage Against the Machine registrano il loro primo demo senza mai essersi esibiti dal vivo, sono dei topi di fumo, e incassano il passaparola passando il demo ai loro amici e solo in seguito vendendolo ai loro prossimi concerti, raggiungendo in pochissimo tempo le 5.000 copie vendute, una sorta di primato. Senza fan, cioè, nessuno li aveva mai sentiti, quindi non sapevano che. Siamo molto di campagna politica. Pro compri i CD, così faccio campagna politica, così vi attiro e compri tutti i CD. Vabbè, ma qua siamo sempre a guardare il marcio, però, musicalmente. C'è qualcosa che non può! Ideologicamente, penso che allora all'inizio nel 91 erano ragazzini, suonavano perché volevano suonare, non penso che già pensavano al successo. Non lo so, ragazzini, aspetta, ragazzini, cosa? Se avete più di 20 anni per uno. Sì. Yeah, Zacco, quanti anni te? Te ne 40 anni, mo. Mo ci avrà una. Penso che tu lo ascoltavi nei anni 90, fino agli anni 90 c'era tutto. Mo c'ho più di 15 anni, penso che avrà più di 40 anni. Più di 40 anni. Quasi 50. Comunque stiamo parlando di 25 anni fa, eh? Sì, ha avuto sui 25 anni. Massimo. Ma tu allora fate questo, per piacere, la blocchiamo, la cancelliamo e la banniamo. A Francesca, no, lasciala stare, dai. Tanto da sempre la colpa a me, non è questo il problema. Non ti puoi permettere, Carlo è mio fidanzatino. Comunque andiamo avanti, ragazzi. Le donne devono sapere che sono ancora disponibili, altrimenti poi non ci seguono. Ma le donne lo sanno. No, le donne lo sanno. È come quando Homer entra a far parte dei re acuti e le donne non devono sapere che è sposata. Milioni di donne vorrebbero fare sesso con te, non devono sapere che è sposata. È arrivato il buon Stefano Albano. È arrivato Albano. Comunque, citando la sua voce. D'altronde, la musica che presentano i Rage Against the Machine nel 1991 non può che attirare con successo, che attecchire con successo in una Los Angeles ben distante dalle sedi del grunge, scossa piuttosto dall'imprevisto scioglimento dei Jazz Addictions. Simbolo e germoglio fino a quel momento di un movimento underground vivo come a Seattle, ma ancora lontano dall'essere inquadrato dai canali mediatici che hanno fatto della città del Washington la mecca del rock di quegli anni. In pratica era un terreno fertile su cui attecchire Los Angeles in quegli anni, non era come Seattle. Sì, perché me la sono preparata un po' meglio. Los Angeles era un po' la capitale del grunge. Los Angeles, non me ne voglio domenica, era un po' la capitale di quel punk rock più... non proprio punk. Pure i Red Dot, cioè... Sì. Appunto, non so che Red Dot è anche in giusto. Ma Red Dot è... è il simbolo del funk degli anni 80, dall'85 al 95 a Los Angeles sono venuti lì per troppo. Vabbè, la scena la vivono loro. Sì, però loro facevano il massimo tra crossover e funk, erano loro i primi. Comunque, i Rage Against the Machine davano una scena opposta all'immagine che davano sempre di Los Angeles i Guns N' Roses, sì, e i sogni di successo made in Hollywood. Si tratta di crossover, termine ormai volgarmente combinato al cosiddetto new metal. Sono un po' new metal,
produttivi. È un new metal però con molti più elementi. Noi siamo una new metal che sta tanto. Gli Limbiskit, comunque sì. No, diciamo che oggigiorno viene confuso, questo è però new metal è un po' più unito al a tanti altri sottogeneri. Sì, ma genere più riguardo che riguarda il rap, la musica, sì, no? Che il funk, cose del genere. Anche se si in parte, molto più unito anche, anche l'impostazione dei pezzi è molto, molto rap, sì. Anche il groove nel cantare. Se bisogna, bisogna aggiungere qualcosa a quel tipo di rock, nei Linkin Park, negli Invisi si aggiungevano tipo i, come si chiamano, scratch, cose del genere, sì. Tutto quello che veniva aggiunto in, comunque questo crossover musica. Questo crossover che in pratica è una miscela impura di varie esperienze formanti una nuova struttura. In pratica, come hai detto tu, rap, metal, rock, eccetera, eccetera. In alcuni casi con originalità e spiccato senso artistico, in altri, come del resto anche e maggiormente per quanto riguarda il Seattle Sound, un mero esercizio stilistico in copia carbone, compresi i contenuti delle canzoni. In pratica facevano tutti la stessa cosa, Seattle. Sì, era presentato in modo di fare così. Non c'era molta libertà, facevano molto condizionati da ciò che già c'era. Come in Italia? Sì, più o meno. Sì, perché a livelli un po' più alti. Un po' più, diciamo. Qua è, copiavano almeno musica buona, almeno qui. Peppe, caccia. Un sacco di band grunge stupide. Caccia un pezzo, Peppe, caccia un pezzo, così tutti ti copiano e sentiamo tutti quanti musica di Peppe. Musica di Peppe, che è un altro modo per chiamare la musica di merda. Che fanno? Perché per cacciare un pezzo deve copiarlo da un altro. È l'unico che ci sta vicino per copiare un pezzo è Alessandro. Ma anche Alessandro deve copiarlo da un altro. Sì. Alessandro si copia da solo. L'emblema è stato. Stavamo alla Cora, non so se ti ricordi. Ovviamente RDS a manetta alla Cora e comunque passano sempre i pezzi più trasmessi. Comunque passano i pezzi di Francesco Renda, mi sono dato una cosa del genere. E mi ricordava molto l'essenziale di Marco Mengoni. Era uguale. E dopo misero Marco Mengoni l'essenziale, dicevo, vabbè, mi sto assistendo molte volte. Perché non l'avevo visto dire. E questo è per far capire anche a chi ci ascolta. Ti devo capire che non era RTS, ma la Coraggio è soltanto RTL. RTS. Ah, non gira Radio Baiano la Coraggio. No, perché sono delle verde anche loro. Comunque. Parliamo proprio dei contenuti, perché forse è proprio questo che eleva i Rage Against the Machine sopra le altre numerose entità che campeggiano sul magazine, radio e MTV, dallo sparo di Cobain in poi. Quando MTV era ancora. Ma lo sparo come lo sparo nel senso proprio letterale. Bravo, è proprio quando pum, ha messo la pistola alla testa. Era un fucile. Pistola. Quando si è ammazzato. Sia fucili che pistole sparo. Ah sì? Torniamo alla musica comunque. In coda ai crediti di ognuno dei quattro album dei Rage Against the Machine c'è scritto No Simples, Keyboards o Synthesizers Using in the Making of This Recording. In pratica non viene usato né sintetizzatori né keyboard sarebbero le tastiere o i samples sarebbero quei pezzi preregistrati, i loop. Cioè praticamente è tutto come se fosse dal vivo. Ciò suona puritano e allo stesso tempo non credibile se non assistete fisicamente a una performance live del gruppo. Ecco, ve l'avevo detto prima. Dove, intorno a una sezione ritmica essenziale, generalmente mai sopra le righe, si inseriscono il rap rabbioso e il crudo linguaggio slang di Zack Della Rocha. Che voglio, no, parliamoci chiaro. Per quanto pure gli album successivi al primo possono far cagare. Per quanto possono, non anche far cagare. Sono inferiori rispetto al primo. Dici il logo. Io dico a voi. Cioè sento a voi, perché a me piacciono gli altri album. Beh, fondamentalmente il potenziale della band a partire dal chitarrista, batterista e poi. Raga, ma voi pensate, dove pensate che abbiano preso ispirazione gli Incubus? Ma no, anche se sono quasi di un po'. Quasi, ma 5 anni di differenza c'hanno. Il rap, rapping, perché sarebbe rapping, non rap proprio, è un genere diverso di rap, sì. di Zack. Anche se il pezzo è semplice e efficace, però cambia completamente la visione della canzone o del. Ragazzi, però se sto dicendo un concetto non ti ridete in faccia. O della vabbè, comunque sono bravi che stai facendo. Stavi dicendo che cambia completamente la visione del pezzo e soprattutto che ti cambia il finale, perché molte cose, molti testi di Zack, leggi tutto il testo, alla fine lui come se stesse prendendo in giro se stesso e ti fa il finale e tu rimani. Che cazzo?
Sembravi proprio il Baimovic quando si giocava all'Inter. Faceva, wow, no, faceva. No, con quel naso che si vede troppo. Comunque, non bisogna chiudere. Comunque, stiamo dicendo come sono live più o meno. Ci sa, il rap rabbioso, il crudo linguaggio slang e il geniale corrido di effetti snatch, noise, flanger, wah wah, eccetera, eccetera. Scratch. Unito alla matrice zeppeliana dei riff della chitarra di Tom Morello, nato nel quartiere di Harlem a New York. Sangue così. Misto, afro, italo, irlandese. Ovvero questo la caro mamma Tom, era birichina. Ovvero, bravo. Ovvero questo Tom Morello, uno degli ultimi autentici Guitar Hero. Ma avete qualcosa in contrario? Guarda, Tom Morello, alziamo le mani. Come fai? E non l'avete mai sentito suonare il basso? Quale band suona il basso? No, nessuna band, sono dei video in cui lui... No, in pratica l'ha telefonato. Ha fatto Tom Morello, ha fatto... Oh, dove... Bard Stupenzica e ti ha suonato un... No, no, ha sbagliato. Detto, no, perché sono io che ho telefonato al basso. Ah. Posso suonarti oggi? Sì. Tu che sei un basso, una persona bassa. Sì, delle meglio. Grazie, lo sappiamo. Comunque, detto questo, noi credo ci mandiamo la seconda canzone. Vorrei mandare questo pezzo di questi miei amici. Questi sono tuoi amici, parlaci un po' di questo pezzo, caro Dume. Questo pezzo non lo posso parlare più di tanto. Non lo posso parlare. Perché io sono amico con lo amico di... Del dizionario italiano. Questo è un pezzo dei Slow Motion Genocide. Puoi già mandarlo, che c'è un po' di intro... di intro atmosphere. Mm-hmm. C'è un... E diciamo sono questi Slow Motion Genocide? Sono di Tripalda, sono tre. Veramente. Mm. Chitarra, basso e batteria. Fanno musica semplicemente di... cioè semplicemente strumentale. Mm. E lasciano... definiscilo tu. Ascoltatelo tutti e capiamo che genere è, ragazzi. Ci sentiamo tra poco con Metro Rock. Thank you.
siamo tornati, ragazzi. Che ne pensi? A me piace. Veramente, veramente, veramente. Grazie, Domenico. Veramente un gran bel pezzo. Vi ripasserò anche Needles e un altro pezzo loro che non ricordo come si chiama. No, comunque è vero, non si riesce a capire il genere. Non si riesce a capire bene il genere. È che è un instrumental che spazia tantissimo dal funk al groove al tutto al rock al non si sa cosa. Bello, 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 ci è piaciuto, ci è piaciuto. Carlo Mazza Approved, il marchio di qualità. Di merda, no? Ma comunque ce l'ha. Comunque, torniamo a parlare del nostro tema centrale della puntata, il Rage Against the Machine. E cominciamo con il loro primo omonimo album, Rage Against the Machine, appunto, edito dalla Epic nel 1992. Epic sempre è un'etichetta attivissima a livello politico e soprattutto ambientale. Comunque è un fulmine a ciel sereno nel panorama rock del periodo, unendo agli omaggi a Jimmy Page, fra le altre, Wake Up è un evidente redendering di Kashmir, il rap polemico dei Public Enemy e, come precedentemente accennato, la lezione crossover ormai in voga nei circuiti underground, di cui i maggiori esponenti erano certamente i Fishbone, il Living Color e a un livello già più popolare i Red Hot Chili Peppers e i Fight No More. Da San Francisco. Tutti quanti nello stesso stato. E la California, raga, la California è stato il fulcro centrale del funk, del crossover, di questo rapping barra raping, forse. Proprio violenta la voce. Il microfono anche, violenta il microfono. Mentre in live. Detto questo, è pure perché Zach se lo infilava completamente in alcuni casi. Nei live sì. Detto questo, partiamo subito col dire che è un album sensazionale, che contiene alcuni dei maggiori inni dei Rage Against the Machine, quali Bullet in My Head, la prima canzone mai incisa dalla band, Know Your Enemy, titolo poi rubato da Profeti Minori, e soprattutto Killing in the Name, probabilmente la canzone simbolo del gruppo, con un testo semplice e implicitamente rivoluzionario nel vero senso del termine. Voi... Quando l'ascoltai la prima volta, io tenevo 16 anni, avevo quasi paura, 15 anni stavo al secondo anno. Io stavo al primo secondo anno del liceo. Mi fecero paura, nel senso che... Ma all'inizio tu quando l'ascolti dici: ah, per 16 anni ovviamente, ah, bello sto pezzo, spacca di brutto, sì. Poi ti leggi il testo, no, poi leggi il testo, ma non capisci nemmeno per cosa erano. No, il testo lo capisci, se tradotto, tu, ovviamente tradotto, perché comunque non è che ti metti a fare le traduzioni volo a volo, come fa Peppe, cioè, insomma, te le fai, oddio, le fai a 16 anni per me l'inglese era una cosa su, cioè una cosa che non imparerò mai l'inglese. E infatti così è stato. Anche oggi, non è che sono 16 anni. Però insomma, poi leggi il testo, tu a 16 anni avere un testo del genere tra le mani e dire: guarda, sono stati capaci di mettere questo in un pezzo che è potente già di suo. E fai un sospiro, ci cazzo, quando riuscirò a fare una cosa del genere anch'io? Mai. Grazie, vedete nel progetto Alt F4 che... come nel progetto vedrò che scrive. Tu sei un pezzo di merda perché hai detto anche tu. Mai. Vabbè, lo fai sempre tu con me, io non posso che ricambiare. È vero, chitarrista. Che pensavo fosse un insulto, chitarrista. Infatti sì. Era un insulto chitarrista. Per Alessandro sì. Comunque, l'album fa furore e scalpore allo stesso tempo. La censura, infatti, perseguita la presunta pericolosità di un gruppo sovversivo come lo furono i Doors oltre 20 anni prima. Saturday Night Live, celebre programma televisivo della NBC, che in quegli anni ospitava tutti i ribelli del rock, campioni di vendite come Nirvana, Smashing Pumpkins e Stone Temple Pilots. Censura la performance dei Rage Against the Machine, che avevano disposto sul loro palco una bandiera americana rivolta al contrario. Proprio per la cultura americana. A Filadelfia, senti, ce l'avevano pure vicino all'asta del microfono. Sentite questa, ragazzi. Cosa brutta e cattiva, cosa simboleggiava questo fatto? Forse, ragazzi, forse moriamo. Comunque, ragazzi, a Filadelfia i quattro membri della band salgono sul palco del Lollapalooza completamente nudi, in segno di protesta contro la famigerata fondazione dell'etichetta Parental Advisor Explicit Lyrics, e per 14 lunghissimi minuti restano in piedi sotto il suono nauseante del feedback della chitarra. Oddio, che la pill. Fermiamoci un attimo, Peppe va a prendere il pallone ai bambini e digli che devono morire male. Muori male.
parte che il Lollapalooza, ragazzi, Lollapalooza, entrare nudi, la PIL ha fatto semplicemente, insomma, la risposta della PIL all'epoca fu: non me ne frega un cazzo, io continuo a fare quello che mi pare. La PIL, la parente alla tipo Sorry Species Net. Comunque, un lungo tour insieme agli allora sconosciuti Tool. Un tour coi Tool. Cosa vuol dire la PIL? I Fishbone arriverà anche in Europa, non ancora pronta a conoscere, a concedere lo stesso interesse che la band aveva raccolto oltreoceano. Jesse, perché noi siamo sempre intelligentissimi. Non ci piacevano le Jesse Machine negli anni 90. Quando altri gruppi made in Los Angeles rivisitano in chiave funk metal quanto di buono avevano fatto gli artisti della generazione precedente, i Rage Against the Machine restano lontano dalle scene, attendendo con pazienza che le nuove invettive di Zack, forti di un sound a oggi ancora lontano dall'essere clonato. Solo nel 1996 però giunge il seguito di Rage Against the Machine, prodotto da Brendan O'Brien. Si chiama Evil Empire, Impero del Male, da una citazione del 1982 dell'ex presidente Ronald Reagan, che così definiva al termine della guerra fredda l'Unione Sovietica. Di cui io feci anche una recensione di questo album. Ah, pensavo dell'Unione Sovietica. Ah, sì, già l'avevi fatto. Evil Empire, che è stato, anche se Peppe non è troppo d'accordo. No, invece non so, sei d'accordo? È un buon album, però non è a livello del primo. Non è a livello del primo, assolutamente. Però ragazzi, signori e signori, Evil Empire è stato un album che ha portato i Rage Against the Machine su un altro tipo di palco mondiale, sotto le luci delle più grandi major mondiali. Ha avuto un altro bacino di presenza, anche se non era come il primo. Però è stato un po' più fortunato dal successo di vista. Però qualitativamente non vuol dire che è migliore del primo. No, non è migliore del primo, però è cioè, ha raggiunto una precedenza più vasta. È un fottuto album, cioè un fottuto album fatto benissimo. No, ne ha fatto Peppe stavolta, il bacino di utenza più basso. Ragazzi, è così. Riposo le cuffie. Riposo le cuffie sul tavolo e me ne rivado. No, tu l'hai fatto per primo, perché dove sei andato? L'ha fatto Carlo! L'ho fatto io, è Okay. L'ho inventato. Comunque, è un album che gode di un favorevole e immediato riscontro da parte di critica e pubblico, grazie all'ormai consolidato status del precedente lavoro, ma che in realtà risulta essere ben più complesso e deviante del disco d'esordio. Mancano tuttavia della qualità numerica di inni in cui quello di prima, cioè che rispetto a quello di prima. Infatti, solo le iniziali People of the Sun e Balls on Parade, il cui storico riff in effetto wow wow diventa un altro dei punti più elevati raggiunti dalla band, non so se qui il nostro chitarrista Peppe è d'accordo. Sembrano avere quel potenziale melodico che imperversa in ognuno dei 10 vecchi brani. Siete d'accordo che questi due brani, specialmente il secondo, pareggiano col vecchio album, con l'album pareggiano primo? No, però sì. Perché no? Perché il People of the Sun, perché no? Perché è una bella canzone, ma non il primo album, è tutta un'altra cosa. Come lo dici pure tu, hai detto pure tu. Sì, però People of the Sun è tutto un'altra cosa. Siamo un altro livello. Perché fate così male? All'interno del disco hanno però spazio. All'interno del disco hanno però spazio divagazioni varie ed eventuali di un Morello forse eccessivamente accondiscendente verso se stesso, ma ugualmente in grado di guidare la band verso un linguaggio del tutto unico e fondamentale e incomparabile. Tire Me viene premiata. Tirma. Si accettano comunque, insomma, lezioni di logopedia per Carlo. Tire Me viene premiata con il Grammy Award come miglior performance hard rock. Lo stesso accadrà l'anno dopo per People of the Sun e l'anno successivo ancora con No Shelter. Un'altra. No, ragazzi, per 3 anni consecutivi lo stesso album, cioè proprio schifo, non credo che faccia. Perché tu non l'hai sentito? Sì, ho sentito, ma non mi piace. Semplicemente non mi piace il genere. Parliamo dei Grammy. Sono un altro stupido Grammy. E' sempre dei Simpson. I Simpson ormai. Sono dei tiri, una cosa.
uno dei vari brani concessi nel tempo a colonne sonore di film più o meno interessanti. Più o meno, Cristo. The Crew, Godzilla, The Matrix. The Crew, ragazzi, è il corvo, non ve lo, non, cioè, non ve lo dimenticate. Godzilla è un po' meno interessante. Sì, però il corvo, cioè, ragazzi, anche Matrix, il corvo è stato uno dei film più visti ma solo perché uccidono al protagonista per quel momento, per quel motivo. Quando è uscito non lo sapevano ancora. Sì, che lo sapevano. Non l'ha finito di scrivere, non l'ha finito di girare il film Brandon Lee. Non l'ha finito di girare lì, però l'ha finito di girare da un'altra parte. Sì, nell'aldilà. Lì. Imbecille! Mi tolgo le cuffie, me ne vado perché sono una merda. Bravo. Il fenomeno è ormai leggenda vivente. E le battaglie politiche che nel loro piccolo i Rage Against the Machine portano all'ordine del giorno ottengono spesso un buon riscontro mediatico e popolare, tanto da coinvolgere un sempre maggior numero di sostenitori sensibili ai casi di Leonard Peltier e Mumbabu Jamal. Che Peppe, tu che sei una persona intelligente, chi sono questi due? Non lo so. Non lo sappiamo neanche noi, andiamo avanti. No, devo dire Jamal, quando l'ho letta. Aspetta, quando l'ho letta questa cosa, volevo informarmi su chi erano questi due. No, però non, se non ne avevo. Male, mi dici cosa ha fatto, me lo ricordo. Non ne avevo. Male, sarà nero. No, segno orientale. È nero. Cosa cazzo ha fatto, però? Per attivista statunitense. È una, questo lo so. Abu Jamal è un pellegrino. Abu Jamal alla nave. Membro delle Pantere Nere. Vedi cosa sono le Pantere Nere? Il gruppo musicale Rage Against si è battuto molto per la sua liberazione. Praticamente è un attivista che è stato imprigionato. Sì, hai detto. L'altro non lo so invece. Sarà un altro attivista. Comunque, di giusto per citare due delle maggiori campagne sostenute da La Rocha e compagni. Andiamo avanti o mandiamo un pezzo? Che ne dite? Ma voi che dite? Io direi pure di mandare un pezzo. Cioè, abbiamo qualcosa, qualcosa che, parlando di Rage Against the Machine, è abbastanza crossover, diciamo. In Nutra Nuggets con Fame. No. Con Fame. Che io non so leggere. Bravissimo. E ci sentiamo in Fame. Fra Froco. Fra Frocio. Sei proprio un infame. We'll be right back.
c'è una speranza che mai nulla per me. Scherzo che gioca la vita a te, mai nessuno c'è. E siamo, come ci ha prima anticipato Peppe, ma non credo si sia sentito perché non aveva ancora abbassato la musica. Questi sono, questi erano i Nutria. I Nutria Nuggets. Ah, comunque volevamo avvertirvi, l'Avellino ha vinto 1-0, l'anno prossimo ci sarà il derby Avellino-Roma. Bravissimo. E Lazio-Napoli. Ovviamente. Detto questo, noi continuiamo nella nostra corsa verso i Rage Against the Machine. No, ragazzi, andiamo piano. E parliamo di una cosa che, se ci fosse il buon Stefano, il buon Stefano, che voci mi dicono che sia un gran bastardo traditore, perché Ramiro mi dice, non confermato, perché lo sta dicendo sempre Ramiro, ricordiamolo, che forse è andato a Radio MB, Radio Mugnano, e ci ha tradito, ragazzi. Bellazza ha fatto questo. Se vengo a scoprire che questa cosa è vera, andiamo a casa, io non gli rivolgo più la parola e gli bruciamo la casa. Non gli rivolgo più la parola, perché dopo quello che abbiamo fatto per quell'emerita merda quando se ne doveva andare in Belgio, questa pugnalata non ce la doveva fare. Questa pugnalata non la doveva fare. Perché l'unico programma rock del web in generale. Del mandamento. No, no, del web mondiale. Del web mandamentale. No, del web mondiale, ragazzi, è Metro Rock. Dopo Metro Rock. Sta la Cosmopol. dopo Metro Rock. C'è solo Anduglia. C'è solo silenzio, ragazzi. E tutto il resto è noia. Tutto il resto è noia. No, no, non ho detto noia. Gioia. Quindi ascoltate solo il nostro programma. Ascoltate soltanto Metro in Zuc. Metro in Zuc. Tutto il resto è no. No, comunque, ragazzi, anzi, fatemi dire questo. Tutto il resto è noia. È Metro Rock. No, ragazzi, fatemi dire questo. È dopo Metro Rock il nulla assoluto. Comunque, Metro Rock c'era una volta in Music Box. Adesso Metro Rock. Perché Metro Rock distrugge tutto, capite? Sì. Comunque, adesso ti passiamo di sabato. Facciamo fuori anche così del fantacalcio. Cioè, vaccini, sei una merda. Comunque, a livello pragmatico, ecco perché la citazione del caro Stefano, il problema dei Rage Against the Machine resta però l'assoluta lentezza. No, pensavo stai dicendo a proposito di merda. L'assoluta lentezza in fase di composizione del loro cantante, che impiega mesi e mesi a trovare la giusta ispirazione per ogni nuovo monologo. Ma cazzo, avevo letto la giusta posizione. Bravissimo, in linguaggio slang, da sovrapporre alla formula ormai consolidata degli altri tre strumentisti. Raga, Ligabue fa un album all'anno e fa schifo. I Beatles facevano un album all'anno, anzi negli anni 70 e 80 facevano tutti un album all'anno. Elvis ha fatto 50 album. 60 e 70. Sai quanti album ha fatto Frank Sinatra? Quanti? 266. E non facevano schifo tutti. Oddio, qualcuno faceva schifo. Ma sono sempre 266 album. 266 album uguali, però. fare un album all'anno significa farlo per forza una merda. Fly me to the moon. Basta. È del 1999, The Battle of Los Angeles, l'ultimo album di inediti, che svetta al numero 1 di Billboard come fosse l'ultima raccolta di successi dei Backstreet Boys. Anche il suo. Che cazzo di è mio, la ragazzi? Canzone dei schifosi di Reggio che sono credo che questo almeno sei d'accordo con me. Quasi. No, non è che faceva schifo. Era semplicemente l'album era molto 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 noioso. Cioè una palla da ascoltarlo tutto in effetti. Calmo come una bomba, calmo come l'album di Reggio. È un lavoro meno ambizioso dei precedenti, ma che consolida pienamente le strutture, usufruendo di un sound più ricco di sfumature e allo stesso tempo basico ed essenziale alla causa. Perché? Perché? Cos'è entrato dopo il 91? Cioè, Dopo il 90, cosa è entrato in tutti? Dopo il 90 che è entrato? In tutti i studi di registrazione, in tutte le sale di registrazione, cosa è entrato? Il cantante, il mixer digitale, che la cosa più brutta che potessero inventare. Ed è successa questa cosa. Perché cosa cambia sul mixer digitale? Non è falsato. Tu ogni suono che esce da questo mixer qua, che è una cagata di mixer, ma almeno è un mixer analogico, non è un mixer digitale. Non ha un'interfaccia audio che trasforma i suoni. I suoni sono quelli che restano. Infatti la nostra voce fa cagare. Ma perché è proprio così? Quindi sì, ma infatti, digitale. Però loro, dato che erano buoni,
dal mixer analogico, cioè, sarebbe uscito un suono buono. Cioè, nel senso, loro erano buoni perché facevano, davano una mano a attraversare le vecchiarelle, facevano volontariato. No, perché sono stati assaggiati molto nei ristoranti. Possiamo tornare seri? No, non te ne andare. Non devi andare via. Allora scavatemi una fossa e fatemi mettere sotto le vabbè, mattone. Ma non c'è bisogno di una fossa. Secondo me fossa la cosa buona. Allora girati di culo. Sentite a Peppe. Secondo me fossa la cosa buona. Ma sì. Voglio andare via! Fatemi un'altra porta da quest'altro lato. Comunque, nel frattempo, Francesca ci ha ricordato che dopo di noi c'era Music Box. Anche se lei ha scritto c'è Music Box, ma non c'è più. E quindi è non morto. C'è più, adesso faranno un ascolto. Dopo di noi Music Box, no. Comunque, brani come il singolo Guerrilla Radio, vincitore di un altro Grammy. Guarda, che un Grammy. Calm Like a Bomb, poi riprese in un altro episodio della serie Matrix, e Mick Check ci ripresentano una band in forma come non mai, carica e decisa a colpire a Mick fondo. Mick Check, una parte di questa canzone, Mick Check, fa tu tu tu, yeah yeah, test. Te la ricordi? Sì, me la ricordo benissimo. Mick Check. Croce e sì, delizia. Fa come il cantante rosso. Prova. Comunque, Croce e delizia del sound guidato da Morello sono i riff in perfetto stile Led Zeppelin che, seppur intervallati da suoni fuoriusciti dalla tavolozza di effetti della chitarra e dalla fantasia dell'artista, non muovono mai dalla stessa formula le strutture delle canzoni dei Rage Against the Machine. Praticamente più o meno la struttura musicale è sempre quella che fa Tom Morello, non è che ha molto voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. Che tuttavia però risultano comunque più efficaci che mai a livello melodico e innodico. Perché ridi Domedico? No, stavo dicendo una cosa, ma meglio che me la tengo. Il video della canzone che forse risalva dell'album, che poi il video è rovinato assolutamente. Vai, vai. No, volevo sapere Domenico che sta dicendo, proprio devo ridere. Dillo questa cosa di live, la esibo. Per il video di Sleep Now in the Fire. Sleep Now in the Fire! In Rage Against the Machine. Grazie per i contributi tuoi. Grazie, no, ma io lo faccio comunque. Anche se non servono, è perché. Perché voglio... lo fai? Perché sei? Gay! No, il capitano. No, no, comando io, faccio tutto io. Capitano le cose. Capito, sono il capitano Ano. Ecco, tu sei il mozzozzozzo. Ascoltate i Profilax, ragazzi. Ascoltateli. Sì, perché non consigliamo anche. No, i Profilax, ragazzi. Gianfranco Marziano? Gli Squallor? No, ragazzi, piccolo inciso. Oh, i Radiosboro. I Profilax sono rock e c'hanno un cazzo di batterista e un cazzo di chitarrista. È vero, è... I Profilax col cazzo è normale, sì, stanno bene. È vero, sono demenziali nei testi, però musicalmente sono bravissimi e io vi rinnovo il consiglio, perché non è la prima volta che ve lo dico, ascoltatevi, rinnovo il consiglio di ascoltarli perché sono bravi. Usate il Profilax. Che vi prendo una scheda raggiungibile. Viaggio verso Trombopolis, sopra, un posto che forse ne manco. Questa sinistra. Beh, finisci di farti fare i grattini da Alessandro. Comunque, c'è amore in questa radio. Per il video di Sleep Now in the Fire, Rage Against the Machine organizzano un sit-in di fronte all'entrata di Wall Street a New York, impedendo l'apertura della borsa fino al sopraggiungere della polizia sul luogo del misfatto. Che genialata, però. Infatti si vedono praticamente, era tutto messo d'accordo, perché si vede Tom Morello che viene ammanettato e continua a suonare. E il poliziotto fa: prego, ti sto ammanettando, ma tu continua a suonare, fa pure, prego, non ti do fastidio. Ma, mettiamoci d'accordo con il nemico. Tutti... Questa è una cosa che ha fatto l'Universal. Ecco. E loro se hanno scelto l'Universal, lo sbaglio. No, non era l'Universal. Non lo dice niente. Comunque, la massima popolarità del gruppo coincide con i suoi primi scricchioli durante il planetario tour di questo album, quando voci di divergenze artistiche tra Zach e il resto della band iniziano a minare un'unione di intenti, ora apparentemente non più così salda. In pratica, gli altri gli hanno detto: c'hai rotto i coglioni con la politica, vaffa a lavorare, comunista di merda! No. Ah, Francesca si dice: bah, i Profilax, muovetevi, vogliamo le recensioni. Ormai la nostra rubrica 5 star, da quando ci stiamo dando a vicenda gli album, ha assunto molto più appeal. Cioè, dal Alessandro, molto più appeal. Alessandro non ha bisogno di molti appeal. Ce l'aveva già. Doniamone un po' all'età. Comunque, l'ho toccato. È caduto un chiodo e poi è caduto un palazzo. Da solo, tra l'altro. Succederà prima o poi che scoppieremo in tutti insieme. Tutti i luoghi, tutti i laghi. Saccio sul Garfrash. Comunque,
Aspetta, questa è una canzone tua? Sì. Torniamo quindi all'inizio della storia. Un po' di pill anche all'Italia. No, torniamo all'inizio della storia. Ricordate il fatto di George Bush? Gore e Bush Gore si sfidano. Gore, però, no? Al Gore. Il genere dei porti. Al Gore. Si sfidano nell'eterna battaglia fra democratici e repubblicani. Io mi sto eccitando. Ma da solo? Perché? Ma perché cade questo cazzo di microfono? Perché tra Gore e Bush avrà visto già lui qualche palazzo bruciato. Perché entra con una PlayStation in mano? Perché non ha un cazzo. Sta giocando. Parte. È una PS. Allora, alzezza di sul divano. Alzezza sul divano. Ho capito perché è caduto la vita. Ci stai ascoltando? Perché sta là. Ragazzi, andiamo avanti, no? La finiamo più sta cosa. Comunque, Gore e Bush si sfidano nell'eterna battaglia fra democratici e repubblicani. I Rage Against the Machine pubblicano il terzo singolo e video da The Battle of Los Angeles, che è Test Fight, dove le figure dei due candidati si fondono in un'unica persona e programmano un concerto che poi risulterà definitivo in un palazzetto di fronte alla convention dei repubblicani di Bush, che, come sappiamo, vincerà le elezioni. L'ultima battaglia è persa. Ragazzi. Zack vuole che gli sia concesso del tempo per un album da solista. Gli altri, tenuto anche conto della scarsa prolificità del loro cantante, siamo alla vigilia del 2005, l'album non è ancora uscito, cioè nel 2005 non è ancora uscito l'album, in pratica in 5 anni, si oppongono fermamente minacciando lo scioglimento della band. De La Roche coglie la palla al balzo e, dichiarando falliti gli obiettivi del gruppo, scioglie ufficialmente i Rage Against the Machine. C'è appena il tempo per l'edizione di Renegade, l'album di cover più insulso della storia della musica. Un album di cover, ovviamente con sfondo integratore politico. Registrate nel corso del 2000, in alcuni casi completamente riarrangiate rispetto agli illustri originali, ovvero Bob Dylan, The Stooges, Africa Bambaataa. Sono alcuni degli artisti omaggiati nelle 12 canzoni corrette e personalizzate secondo l'inconfondibile stile Rage Against the Machine. Avete ascoltato? Sì, questo no, questo avete no. Avuto il coraggio di ascoltare questo qua? Il quarto album in realtà questo qua no, questo qua non lo purtroppo alcuni pezzi hanno giustamente, come ogni album, un paio di canzoni buone ci sta, buone nel senso uscite bene. Però per il resto molti pezzi Peppe li hanno snaturati proprio. È vero che l'hanno fatto a modo loro, però li hanno snaturati proprio. No, mi paghi dopo. Ho detto che la band è tutta all'inizio, che la band ha una parabola discendente proprio incredibile. Da album in album. Sì, da proprio dal top fino al nulla assoluto. Al flop. Seppur con una produzione ridondante e a volte non funzionale, Kick Out the Gems degli MC5 risulta spiacevolmente rallentata, mentre l'interpretazione di Beautiful World perde drasticamente il carattere ironico della canzone dei Devo. Questo significa quando snatura una canzone. Cioè, ricordate chi sono i Devo? Hanno fatto musica elettronica e musica anni 80 dance. Sì. Cioè, sta cosa, io mo l'album non l'ho sentito, però già sentire sta cosa mi destabilizza. Mi dice no, non ascoltare l'album. Non lo fare. Vomiterai. Comunque, Tom Morello, Brad Wilk e Tim Comfort non perdono tempo. E mentre Zack bivacca fra collaborazioni eccellenti quale DJ Shadow e Trent Reznor, nella preparazione del suo ambizioso album solista si guardano attorno in cerca di un nuovo cantante in grado di permettere loro un pronto ritorno sulle scene. La scelta cade su Chris Cornell. Un suicidio. Gli autoscrivi sono belli. Vabbè. Che, sciolti i Soundgarden, nel tentativo per ora fallito di seguire le orme lasciate dal breve percorso di Jeff Buckley, ovvero le orme da solista, non può non accettare l'offerta di un trio ancora piuttosto affermato, prima che la sua carriera prenda una piega irreversibile verso l'anonimato cantautorale. Con gli Autos ha toccato veramente dei livelli alti. Non come Soundgarden, però gli Autoslave, cazzo, a me piacciono tantissimo gli Autoslave. Chris Cornell piace tanto ad Andrea Velini, se vi interessa. Ma non piace solo a lui. Non è che piace solo a lui, se no non era famoso. Diciamo che è abbastanza. Quello che lavorava con in pasticceria, giusto? Chris Cornett. Quello è Cornett. Adesso me ne vado io. È lui che batte i calci d'angolo, Chris Cornett. Questa vince da solo. Di mattina però, il giorno. Io propongo Peppe. Cadaveri, io propongo Chris Cornett. Propongo Peppe allo Zoo di 105.
A causa di problemi fra le case discografiche e dissidi fra i due diversi management, il gruppo, provvisoriamente denominato Civilian, viene sciolto e riformato più di una volta nel corso delle registrazioni delle prime canzoni, sempre sotto la cura di Rick Rubin. Quanti cazzo di soldi c'ha Rick Rubin? Pare che è dappertutto. Da 20 passi ogni anno. Qualche mese più tardi, quando ormai tutte le comunità di file sharing offrono i demo delle canzoni dei Civilian, le parti in causa trovano un accordo e riparte il progetto, stavolta sotto il nome di Audioslave. In pratica le canzoni erano uscite, ce l'avevano tutti, e a sto punto, visto che tutti le hanno sentite, facciamolo sto progetto. Ne esce un album omonimo, comprendente le rivisitazioni delle canzoni del demo dei Civilian, sì, che pur mostrando una buona e indiscutibile carica hard rock, tipica del sound dei Rage Against the Machine, lascia scontenti sia i fan di Soundgarden sia quelli della band di Los Angeles. Perché non è né funk rock crossover, né metal, né crossover, né grunge, quello che era prima. Giustamente, normale che i fan rimangono abbastanza. Però abbiamo comunque un prodotto abbastanza buono. Non eccelle, è buono. Gli stessi difetti riscontrabili in Renegades all'epoca, non ancora imputabili in modo decisivo, essendo in quel caso delle cover, riemergono più forti che mai. Se Cornell oggi più attento all'aspetto melodico delle sue liriche, la musica che lo accompagna risulta rallentata e satura, non potendo correre dietro ai vocalismi sincopatici del rap di Zack Della Rocha. Giustamente potrebbe assomigliare a Renegades, ma Renegades doveva essere tutta un'altra cosa. Ragazzi, voi volete cambiare gruppo, cioè volete cambiare cantante, dovete prendere un fan. No, allora evidentemente volevano cambiare cantante e fare qualcosa di diverso. Se tu trovi i stessi problemi nel registrare anche solo una demo con un cantante diverso, perché ti piaceva, diciamo, lo stile che avevi raggiunto con sto tizio, probabilmente devi prendere un fan, perché probabilmente gli unici che sanno imitare lo stile di un... Ma secondo me è peggio quando prendi un fan, praticamente prendi il pezzotto di quello che avevi prima, è come se ne esce un pezzotto dopo. E come hanno fatto anche Little Fibba, hanno preso un fan, però non era Piero Pelù, si sentiva che non era Piero Pelù. Ma se tu lo vuoi come gruppo, fallo. Però loro hanno voluto prendere un cantante per fare qualcosa di diverso. Esatto, non è questa frase che hanno fare, la frase che hanno scritto determinate. Erano le critiche che muovevano, che fanno la critica pensando che loro magari volessero rifare le cose di Rage Against the Machine. Ma l'intento era diverso. Ma invece non era vero. Soprattutto perché se scegli Chris Cornell non puoi fare cervelli assurdi. Non puoi fare nu metal con Chris Cornell. Non puoi fare Chris Cornell. Perché c'è una voce diversa proprio. Pensi che Zack Della Rocha è tenore e Chris Cornell c'è un'altra anche la batteria, i tempi della batteria sono tutto diversi, ma è normale. Comunque, al malcontento generalizzato si aggiunge anche la nuova immagine dello shooter di Seattle, ovvero di Chris Cornell, che dal vivo dimostra come le operazioni alle corde vocali le abbiano irrimediabilmente danneggiato. Dal vivo sì. E la perdita della semantica interventista presente nelle canzoni dei Rage Against the Machine. In pratica non c'è più l'impegno politico, non c'è più la voce di Chris Cornell. È una cosa diversa. L'album comunque conquista le nuove schiere di teenager in cerca di sano hard rock e vende piuttosto bene nel continente nordamericano. L'avventura Audioslave partorirà altri due album, dopo i quali si concluderà senza troppo clamore. Dopo quei due album. Detto questo, noi concludiamo con i Rage Against the Machine dicendo che anacronistico, per nulla utile alla causa, ma ancora una volta di qualità, arriva nei negozi il primo live di Rage Against the Machine, Live at the Grand Olympic, registrato il 12 e il 13 settembre del 2000, ossia le ultime due date della storia del gruppo. Inutile soffermarsi sulla onesta qualità delle registrazioni, oltre che della simbologia del fenomeno Rage Against the Machine, qui immortalato anche in video nel degno finale del proprio percorso. L'album raccoglie 16 canzoni in una sorta di best of dal vivo. Però una selezione. Poi volendo parlare del live, io avevo raccolto delle curiosità, però dato che comunque... Ci abbiamo sul desktop. Ecco, c'è da dire. Voi nel frattempo diteci qualcosa. C'è da dire. Però invece di leggere le curiosità, leggiamo le tonalità di qualche singola canzone fino a dove arriva quella di Zack. Vogliamo dire che il registro vocale queste sono le tonalità dei live o le tonalità dei live studio?
dei live. Infatti sono molto alte sullo stadio, perché ovviamente quando canti lo sai anche tu dal vivo, ti non normale, di più, sì, no, ma non ci pensi alla tonalità, vai direttamente. Comunque è un tenore e la portata totale sul, diciamo così, delle note dalla basso della seconda ottava, la 2 alla quinta. Quindi c'è un ma scusa, ma Zach? Sì. Veramente? Sì. Perché quello che leggevo anche nei blog di voce di aspetta, ma questa è la, questo qua della portata, tu l'hai inserita con le, cioè sono le due, sono le tre ottave, sì, più le tre ottave più il falsetto. Ah, sì. Okay. Giustamente è normale, perché comunque il tenore non è mezzo soprano, quindi ci può arrivare a 10 ottave, quindi comunque c'è sempre, ma se lo castra, ma è quello che c'è, ma se lo castra è meglio Chris Cornell, mezzo soprano, sì, lo so, però Chris Cornell quello che c'ha invece del falsetto anche ce l'ha, però c'ha lo scream, quindi ci arriva con lo scream. Come siamo britti, no, siamo ragazzi non sembra, non si potrebbe dire, però noi siamo professionali, ragazzi, queste cose conosciamo l'argomento, solo io non c'entro un cazzo qui dentro. Infatti, che della voce è una cosa importante, cioè della voce ne sta parlando uno che non ne capisce niente. Uno che non io sa sono stato onesto. Ah, comunque il fatto è la voce caratterizzante di Zach non è tanto sul timbro, che ce l'ha un timbro comunque particolare, ma è il fatto che riesce a prendere con facilità le note alte in alcune canzoni, ma anche le note basse, perché alcuni cantanti come me, parlo con te, vabbè, perché comunque perché non capisci un cazzo, bravo, e tu vuole quindi insegnare, insomma, perché faccio la seconda voce, quindi io sono dei cantanti che con le note altissime ci arrivano una bellezza e con facilità, ci fanno anche i gargarismi, invece con le note basse invece se ti fai cantare un pezzo basso non siamo noi, purtroppo non siamo tutti Freddie Mercury. Per questo. No, però io faccio un esempio inverso. Tipo gli Arctic Monkeys, il cantante c'ha una tonalità molto bassa. Quindi quando fanno le canzoni cercano di fare le cover, anche quando fece Come Together. Noi non riusciamo non siamo riusciti a suonare I Wanna Be Yours di Arctic Monkeys, perché Alessandro non riusciva ad arrivare alla tonalità bassa. L'abbiamo alzato di 4 toni, che e ancora non era. Cioè, in pratica cantavo in falsetto ed era ancora bassa, infatti capito. Perché la tonalità e la portata della canzone sono cose molto molto diverse. Avessi cantato. Guarda che è vero. Comunque stavo dicendo che la cosa buona di Zach è che c'ha il registro vocale abbastanza ampio, perché ci arriva a note basse tipo come la 2 in Born of Broken Man. E do terza, è quello più basso, la 2, giusto? Il più basso sì. No, è il la 2, sì, è la dalla parte sinistra del pianoforte, l'ottava più bassa. E invece la nota più alta la riesce a prendere in si bemolle quarta. Ah, beh, ma io di queste canzoni in realtà non canta neanche parte. Nel live, sì, però quando arriva alla parte finale, Aqua con Just Kill a Mess, vedete anche il video del live soprattutto su YouTube, vi accorgerete che comunque ci arriva con facilità con si bemolle quarte, è un'estensione comunque altissima per uno che. Però la più alta è Freedom. Freedom. Oddio, se... esatto, è dato Do Quinto e. Do Quinto pure altissimo. Infatti ma si sente, Do Quinto è più alto. Do Quinto è la nota più alta, però anche si bemolle quarte. Io dico, comparato con le canzoni, per come è strutturata la canzone, apparentemente sembra più alta. No, perché io vedevo Freedom. Di quello che mi ricordo, il ritornello è alto. È alto, la strofa sì, è bassa, è quasi cantata. Questo è il ritornello e questa è la strofa. Qual è la più alta? Aspetta. La più alta è. Dovrebbe essere il Do Quinto. No, il Re Quinto. Ritornello. C'è anche il Re Quinto. C'è il Re Quinto. Però non ci sta nel. Però il Re Quinto, questo qua è soltanto la gridata. Non è naturale. Non può essere una tappina, perché non penso che ci sia qualcuno che canta dentro le tappine. Il Re Quinto. Cioè. No, o meglio, non esiste più che altro. Vabbè, i tenori, qualche mezzo soprano, qualche soprano femmina. I femmina. No, io conosco molti cantanti che sono sconosciuti, perché ovviamente sono bravi nella musica classica. No. La musica classica, uomini ovviamente che sono donne, però, cioè che hanno il cantato di soprano, una voce bianca, con la voce maschile, però c'hanno le palle sotto, non è che ce l'hanno mozzate, quindi è la voce bianca perché gliel'hanno mozzata. Perché? Questa è una cosa bruttissima. Cioè, non metaforicamente parlando, proprio c'hanno i coglioni. Guarda che lo facevano fino a 200 anni fa. Guarda che fino a 1800 si fa. Le voci bianche erano quelle, cioè castravano. Cambiamo argomento. Detto questo, facciamo, ricomincerò io.
Aspetta, ora mandiamo una canzone e poi cominciamo. Siamo in diretta comunque da mezz'ora. Carlo, tu mi offri una sigaretta? Va bene, ma ce n'ho una sola. Porca puttana. Ok, allora mandiamo. Cosa dobbiamo mandare? Revenge? Revenge, mandi Revenge, dai. Revenge con Rock Me. Alessandro, come British on the beach. Yeah. Nella spiaggia. Ragazzi, siamo tornati in onda e... Domenico, cosa c'ha? Il pisello! C'ha anche le palle. Cosa fa col pisello? La pipì! Comincio la mia recensione con un errore allora, grammaticale. Siamo qui. Di cecca. Abbiamo finito di leggere queste macchine e siamo alla rubrica più attesa... Ancora per... Poco. No, ancora per fare cosa? Roccheggiare! Five Star, come dite insieme. Per... 1, 2, 3... Five Star! Tra non è... Meno male che non rifacciamo. Allora per... Five Star! No, vediamo Francesca cosa ci ha scritto. Comunque abbiamo si chiama Five Star! Vedi Francesca cosa c'ha scritto. Nel frattempo abbiamo appena ascoltato Ivan Allen e siamo qui per
Giuse Sister di Vanale, era così, siamo là. Comunque, siamo qui per la rubrica più attesa dal web, più attesa dai nostri ascoltatori. Meno attesa da Ramiro. Meno attesa da Ramiro di Fanstar. E comincia il nostro caro Peppe con l'album che Blind io gli ho consigliato. Blind Fight dei Blind Fight. Del 1969. Tenne sto vizio, Carlo. Blackstone Cherry dei Blackstone Cherry. Ma questi hanno fatto solo questo. Anche Peppe mi ha dato un. Vabbè, però non era omologo. I Blind Fate, in italiano cadono le cose. Mi ha dato uno schiaffo. In italiano è Fede Cieca. È stato un supergruppo della durata purtroppo di un solo album. Nato sul finire degli anni 60. Quindi una cosa normalissima. Sì, succedeva tantissimo ai tempi degli anni 70. Il fenomeno del cosiddetto supergruppo entra in voga proprio in quegli anni. Basti pensare per esempio a formazioni straordinarie quali Emerson, Lake e Palmer, Crosby, Stills, Nash & Young, Jeff Beck Group, sentite, no? E il Cream, sentite, yes. Yes, sentite. Ho capito che stile c'ha, no? È normale, anni, fine anni 60 quello. Non l'avevo capito, pensavo fosse una cosa alla Beatlesiana, post-Beatlesiana. Non so se hai mai sentito i Traffic. Anche? Quindi il cantante dei Traffic è Steve Winwood. Ah. Fa parte di questo supergruppo. Ed è la cosa migliore, dico da adesso, di questo gruppo. Anche meglio di... Un attimo, solo un attimo, Peppe. Sentiamo la bestemmia di Carlo. Mannaggia la marosca, mannaggia! Ma perché non funziona? Che cazzo è successo? Vai. Si è allargato il buco. È finito? Rich Grich, che è Rich Family. Dei Family, Eric Clapton, famoso per gli Heartbeats e Cream, non lo sanno tutti quanti. Eric Clapton, non so chi è cazzo è Clapton. E Ginger Baker, che anche lui faceva parte dei Cream, a parte poi Graham Bond Organization. Più centrale, ha estesa la posizione, potrebbe fare l'attaccante. Bene. Comunque, che so, hanno prodotto soltanto questo omonimo disco nel 69. Sei tracce? Sì, sì. Ai tempi sì, ai tempi comunque una dura 15 minuti, altro dura 9 minuti. Locus Amenus. Ma non è genere progressivo comunque. No, lo so, però vabbè, era la durata dei pezzi. Vabbè, ma non ascoltavo anche Pink Floyd a sto punto. L'album contiene 6 tracce, è la prima Had to Cry Today, è tutta di Claptoniana fattura, riprendendo il blues rock dei Cream e unendola alla voce psichedelica di Winwood, che è una voce veramente psichedelica. La musica si trascina fino a quasi 9 minuti, visto? Grazie al lungo assolo di Clapton, all'accompagnamento della seconda chitarra dello stesso Winwood, quindi soprattutto Clapton e Winwood che fanno il suo brano. Perché fa così? No, è Clapton deve essere maraviglioso. Can't Find My Way Home è tutta opera di Winwood invece. Adesso c'è che Winwood è meglio in questo album, anche di Clapton. Posso dire una curiosità su Clapton? Sì. Ma sapete che doveva morire lui al posto di... Non mi viene a mente, ma dopo ve lo faccio sapere. Okay. Comunque, la seconda, che è Can't Find My Way Home, è una pregevole ballata sulle note della chitarra acustica incorniciata dalle meravigliose voci di Winwood. La terza invece, Well Alright, è una cover di Buddy Holly, una bella canzone, hanno fatto una bella cover, di cui il bassista Grich era stato collaboratore per qualche tempo, fin quando poi non si è aggiunta ad altre band. Steve Ray Vaughan, naturalmente adesso. Ok, grazie. E vede un blues rock dotato di una ritmica semplice diretta con Winwood al piano, con il suonato del pianoforte elettrico. Presence of the Lord, vedete che si portava il pianoforte. È il è il brano più famoso della band, e anche forse il più bello, credo. Non c'è più. Il brano è stato scritto da Clapton, e la canzone che lascia intravedere una punta di country, una punta però non devi esagerare, fila via con un andamento molto lento, ottime tastiere, batteria che vanno anche bene a braccetto. Almeno fino all'ingresso della chitarra di Clapton, che spezza improvvisamente il ritmo. Improvvisamente proprio lo spezza. Esce fuori con il ritmo è lento. E arriva lui all'improvviso con un assolo, così. Da niente. Che belle cose. Che dura tipo un minuto e qualcosa. Fino a poi, e poi ritorna di nuovo la canzone di prima. La tranquillità di prima. Mannaggia! Quindi l'album si potete tranquillamente chiamare Clapton fa cose. No, perché Winwood ti ha detto già la terza volta che è più bravo di lui in questo album. Sono arrivato alla. L'ultima, mi sembra sia l'ultima. Sì. No, la penultima. In Save Joy si sentono tutti gli anni 60, i Beatles, i Traffic, gli Yardbirds. La voce di Winwood si presenta estremamente armoniosa, le parti di tastiera e chitarra creano ritmiche stupende. La conclusiva quasi psichedelica invece è Do What You Like, che forse è il pezzo un po' più debole, ma non proprio per la durata, dura 15 minuti. Porca. È abbastanza pesante. Esalta l'enorme capacità di Ginger Baker alla batteria. Certo, 15 minuti sono troppi e tendono ad annoiare, ma provocano anche rimpianto per quegli anni gloriosi della musica rock, quando era ancora consentito di strafare ai musicisti. Io ho sentito un baffanculo. No, 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 no.
punto di forza, la debolezza. Assolutamente Winwood, punto debole, difficile trovarlo, forse la registrazione non perfetta di alcuni brani. È questa canzone che è abbastanza lunga. La canzone più bella è Presence of the Lord. Aggettivo? Iperbolico. Miglior artista. Perché riprendo quello che ho detto alla fine. Miglior artista è Winwood. Mia canzone l'ho detta già, Presence of the Lord, quindi voto è 4 su 5, 8 e mezzo su 5. Ok, adesso posso raccontare quella cosa di Eric Clapton? Prego, raccontami la cosa. C'era un concerto dove stavano tutti i big, Eric Clapton, Steve Vagan. Sì, Vagant. Eddie Van Halen, c'erano i mostri sacri delle cose. Sì, doveva, finisce il concerto, dovevano prendere l'elicottero per tornare. Rimane sul posto, sull'elicottero, rimane solo un posto. E Steve Vagan dice a Eric Clapton, che era il suo turno di tornare, dice: senti, posso prenderlo io? Non mi sento molto bene, aveva avuto da poco un infarto. Ed Eric Clapton lo lascia andare. Dato quella sera c'era molta nebbia, non mi ricordo dove cazzo avevano trovato. Midwest. Non mi ricordo. Il pilota non vide praticamente non riuscì a percepire la distanza della vista di atterraggio. No, ad una montagna che era. Un po' come sono morti le maggior parte dei giocatori del Torino. Era di fronte, non è riuscito a beccare la distanza per un problema anche di elettronica dello stesso elicottero. Si sono schiantati e sono molto morti. Quindi doveva morire Eric Clapton. Comunque, detto questo, adesso andiamo passerò. Al mio, no, tocca a me. No, dai, facciamo a coppia, caro Ale. No, facciamo mischiare. Ma che tocca a Ale? Vabbè, tocca a te, Ale. Ok. Questo è l'album consigliatomi da Domenico. Sei una merda. Cioè, se no, fai quello che fai, sei veramente una merda. Il voto era quello, l'ho solo cambiato di mezzo punto. Scherzo. Io vado via. Allora, vieni qua, subito. No, devo scappare. Che devo iniziare. Kings of Convenience. Declaration of Dependence. Parliamo di una dichiarazione di dipendenza. Ebbene sì, in questo caso la dipendenza dei suoni acustici, dei suoni vellutati e delle atmosfere volutamente intimiste. Questo è il terzo album del duo norvegese Helen Hoye e Erik Glamelbo, The Kings of Convenience. Il lavoro parte con pantofole comode e coperte di franella. Questa è la cosa di tua mamma. No. Questo è vero, però. Sì, è la situazione che immagineresti ascoltando le prime tracce 24 e 25, Mr. Scold e Me and You. I maledetti ragazzacci di Bergen si confermano ancora, decretando che talvolta la semplicità paga. Infatti è la semplicità che caratterizza tutte le canzoni, a far sì che questo pop folk riesca a essere sottofondo perfetto per la poesia delle piccole cose, che si manifesta anche nel quotidiano. Certo, se quest'album l'avessi ascoltato Carlo, gli avrebbe messo una stella e mezza. Lo avrei capito. Perché a primo acchito può essere una martellata sul pube, per non dire altro. Ma perché ricordiamo che Carlo purtroppo non ha più una voce bianca. Dopo aver ascoltato il Brasico. Ma rimescolato. È diventato come androgeno. Ma rimescolato più volte questo cocktail musicale sembra piacevole, sembra. Dolciastro all'inizio e agrodolce alla fine. Certo, forse mi toccherà pagare da bere a tutti, ma non posso negare che è un buon album. Il controverso feeling tra testa e musica, il gondolio tenue delle chitarre acustiche con le loro voci suffuse, sono un preambolo a qualcosa di mistico. Effettivamente, anche se sembra di essere in coperta o con le pantofole, vai giù con la rotellina. Aspetta. Non funziona. questo album comunque lo puoi anche collegare ad una spiaggia dell'Oceano Pacifico, solo tu e l'universo. Comunque. Oh, ma com'è mistico Alessandro? Alessandro si fa di crack. aggettivo rilassante, difetto troppo rilassante. Miglior artista Erik Glambekbo, è da citare Davide Bertolini al basso e al contrabbasso. Infatti l'hanno registrato a Bologna, a casa del chitarrista, l'altro sarebbe Latinic. Erland Hoye. Si chiama Latini. Voto 3 su 5. Però guarda, io all'inizio volevo dare 2,5 perché il primo ascolto mi sono fatto 2 palle. No, perché non volevi pagare la bene. guarda che io ti ho dato gli Arcade Fire, che erano fino a poco tempo fa, non si hai, quindi tu non sai, avevo tu non la sai paura. Cosa ti do io dopo, tu non hai idea di cosa ti do io dopo. Comunque voto 3 su 5, però lo consiglio, anche se è un po' palloso. Adesso tocca prima a me a fare in cruso la caro Domenico. No, sei il capitano, volevo lasciarti per l'ultimo, diciamo. No, abbiamo detto in cruso, facciamo in cruso. E allora io parlo. Tu li conosci questi, Domenico? Parlo del gruppo che mi ha consigliato Peppe con il loro unico album, ovvero i Mother Love Bone con Apple, che non sono i telefoni, i computer, ma è l'album.
Ringrazio Peppe per avermi consigliato un album davvero interessante. E c'è scritto davvero ringrazio Peppe. E non c'è scritto tra parentesi non i prossimi. Se devo essere se devo essere sincero, io ho ascoltato l'album omonimo dei Mother Love Bone, che contiene oltre a Apple anche l'EP uscito l'anno prima, Shine. Le differenze tra l'EP e l'album si notano ascoltando tutto uno dietro l'altro. La release riprende il disco lì dove si era interrotto il suo predecessore. Il sound si fa più deciso. La voce penetrante fa da apripista per le evoluzioni chitarristiche di Grossard, il chitarrista, e i suoi assoli in pieno stile zeppeliano. Ci sono due o tre pezzi in cui ci sono degli assoli veramente belli. Cioè, mi ha regalato l'album tre pezzi. Tutto questo si concentra nella canzone di apertura. Tutto questo si concentra nella canzone di apertura, This Is Shangri-La, e ancora più nella successiva Star Dog Champion, in cui anche la batteria mi sembra prendere spunto. No, non mi interrompere. La batteria mi sembra prendere spunto da quella di Led Zeppelin 4. In pratica, hanno vagamente preso ispirazione dai Led Zeppelin. L'interpretazione di Wood, il cantante, si supera in Man of Golden Words. Questa bellissima track per voce e piano è supportata da delicate chitarre acustiche che mostrano l'anima più gentile della band. Dal suo testo è stata tratta l'ispirazione per il nome del supergruppo Temple of the Dog, sì, messo su in ricordo di Andrew Wood, morto a soli 24 anni, perciò non hanno fatto un altro album, ed altri gruppi grunge. Apple si muove su suoni più solari. Sì. Hanno i Joy Division hanno aperto un genere, loro non hanno aperto un po'. È quasi un proto grunge, praticamente è quasi un qualcosa che viene prima. Però che è ancora però, qualcosa di fine anni 80 hard rock, rispetto alla Guns N' Roses. Rispetto al grunge vero e proprio, questo si muove su suoni più solari e più radio fidelity, ovvero un po' più, diciamo, calmo, ascoltabile, meno rabbioso rispetto al grunge. Il loro sound è molto lontano dal vero grunge, sono addirittura influenzati dai Guns N' Roses, come ha detto Peppe, fine anni 80. L'unico vero brano che contiene in luce i veri per fioritura non so che cazzo ho scritto qua. Vabbè. Comunque, che contiene i semi per la fioritura del grunge è la lunga cavalcata Crown of Thrones, già presente in Shine, è una rivisitazione di un brano dell'EP. Apple concilia gli ultimi strascichi dell'hard ed il grunge, che bussa pesantemente alle porte di Seattle. In pratica questo album riesce a prendere tutto il buono della fine dell'hard rock e tutto il buono dell'inizio per trasformarlo in tutto il buono dell'inizio del grunge. È come se fosse l'anello congiuntivo tra scimmia e uomo. È una cosa davvero. Beh, Alessandro, in pratica, bravissimo. Rappresenta la classica pietra miliare che dà il via al rinnovamento stravolgimento e a cui la musica di qualità ci ha sempre abituato. Vario ed equilibrato, questo importante lavoro offre 13 brani in cui è possibile trovare veramente di tutto. Ci sono tantissime differenze di generi, dall'hard rock al grunge alla ballata, c'è di tutto. E la casa? Tutto ciò rende l'album imperdibile per gli amanti del genere e della buona musica. Vediamo. Miglior artista Andrew Wood, la voce. Miglior canzone Man of Golden Words, difetto forse in alcuni passaggi un po' piccolo acerbo, comunque sono ragazzi di 24 anni che hanno fatto il loro primo album. Consigliato assolutamente sì, e io gli do 4 su 5. 4 e mezzo. 4 e mezzo. 4 su 5. Rolling Stone si dà favorable, che dovrebbe essere un 4 e mezzo. 4 e mezzo. All Music gli dà 4 e mezzo su 5. Adesso è giunto il momento. Domenico! Posso abbassarlo di 3 punti? No. Quanto gli hai dato? Francesca nel frattempo ci dice che i due dischi più belli sono quelli miei e di Peppe. Effettivamente sì. Ma io non ho chiesto niente. Che cosa mi hai dato tu? Che poi non so nemmeno il disco che ho consigliato io. Abbiamo detto Arcade Fire The Suburbs. The Suburbs. No, Peppe, dì come si pronuncia questo ignorante del cazzo. Vai a suonare la chitarra. La Allora, premesso che già conoscevo sia l'album che gli artisti che l'hanno inciso. Ah, me lo potevi dire. No, perché io ho avuto due ascolti di questo album.
uno quello che mi hai detto tu, tu ascolti a mezzo. Sì. Carlo continua a cercare di sistemare il microfono che non ne vuole sapere di stare in piedi. Mi sembra il tuo pisello. Dai, dai, facci sapere. Inizio questa recensione con due parole. Neon Nibble. Cos'è Neon Nibble? Neon Bible. Bible. Neon Bible. È l'album precedente. Sì. Pensare al terzo album con alle spalle Funeral e Neon Bible deve essere stato una... Come si legge? Bible. Neon Bible deve essere stata una sfida non da poco. Gli Arcade Fire però sono un gruppo sì giovane e creativo, ma al contempo compassato e ricco. Che cazzo? Mi ha rotto i coglioni! Lasciala così. No, dopo c'è un'altra idea molto funzionale. È ricco di esperienza. Lo scotch. Bravo. Come una band. Come una band più anziana. Te l'ho detto io prima. Dai, dai, vai, concludiamo. Come una band più anziana. Di questa band canadese che in neanche 10 anni di carriera ha sfornato abbastanza canzoni da lasciare ai vostri. Basti pensare a My Body's Cage, il singolo che, come ho detto prima, che chiudeva Neon Bible con un crescendo morriconiano. C'è da dire che tutti noi dal lontano 2010, quindi dopo Neon Bible, tutti noi ci aspettavamo un dio album e non la colonna sonora dei sogni di quel permetti. Però è stato... Che c'è una canzone. No, però se fai indie rock... No, io non mi aspettavo che facessero quella cosa del corvo, i giochi sulla scena, siamo sullo stesso piano. Tutto molto carino, ma non ha superato il mio personale test album nuovo, wow, nuovo. Aggettivo, non l'ho messo perché non sapevo come definirli in realtà. Infatti nemmeno io l'ho messo l'aggettivo perché non sapevo come definirli. Difetto decrescente perché parte il boom e finisce con lo schiocco di Dino, in maniera molto più leggera. Miglior artista Tim Kingsbury, ma semplicemente perché sono di parte, il bassista sarebbe. Anche perché c'è da dire comunque i loro giri di organi, tastiere e synth sono messi da Dio con i giri di basso e con il groove della batteria. Consigliato sì, per aiutare soprattutto ad ascoltare il prossimo Reflector, sarebbe quello del 2013. Che non ho capito perché non è piaciuto a te. Che a me non è piaciuto. A me di quest'album sai cosa è piaciuto di più? La copertina. Guarda la copertina. La copertina è bella. È una questo, no Reflector. Altro, anche un altro. Pezzo preferito, nessun pezzo mi è piaciuto particolarmente, ma mi ha attirato Deep Blue, tipicamente ispirata ai shit disco, sì. Oramai è per noi sono sempre tre. Quindi come stanno le cose, cioè, la birra la dividete, non li sono quando gli ha dato quello dopo 4.5 è quello, questo qua, questo qua 4. Io direi di chiudere questa estenuante che è durata quasi 2 ore, 1 ora e 40. Noi siamo sempre a quello. Sì, la settimana prossima avremo una paura di 8 ore del cazzo. Hanno fatto la canzone, sto morendo di cazzo. Hanno fatto solo 4 album, di quanto possiamo parlare? Abbiamo fatto una puntata più lunga del solito. Detto questo, noi ci diamo appuntamento la settimana prossima, domenica prossima, con un argomento da decidere. Io consiglierò ad Alessandro, Alessandro consiglierà a me l'album e Peppe e Domenico se lo consiglieranno tra di loro. Io non so che cazzo darti. Io so tu, tu sei Peppe. Ci offrirà la birra domenica. Tu sei Peppe Pedia. Tu sei Peppe Pedia. No, io cercherò di offrire una cosa che non conosci. Già avevo pensato una cosa, può cambiare. Come faccio a consigliare qualcosa a Peppe? È impossibile. Io e Peppe siamo cresciuti musicalmente insieme e ho trovato un gruppo che non conosceva. E devo darti qualche cantautorato allora. Li conosco. Dipende, posso anche non conoscere qualcosa di... Sicuramente non conoscere tutti gli album di Bob Dylan. Non fa, vuoi pagare la birra? Sono già 3 settimane. Prende quella pubblica, se mi dai Blondon Blonde, sì, ma se mi dai che ne so... Se lo conosci, cazzo ti do! Album sconosciuto del 1985. Hank Now. Ti do Hank Now Pleasure dei Joy Division. Secondo me ad Alessandro io potrei consigliare qualcosa... allora non pagherete una birra. Ad Alessandro potrei consigliare qualcosa di spizzino. Lo vuoi mo? Tu mica ascolti... Non abitualmente. Secondo me ti do Doritos. E se ti do, posso pensare. Io consiglierei Magic. A te non piace questo genere. E se ti do gli Editors. No, gli Editors ti piacciono. Pazzerone.
qualcosa di Yeti. Vabbè, mi volevo il primo segnare, album. Volevo andarmi il primo album, album di Yeti, che è lui che si salva. Sì, stiamo facendo salotto, ragazzi. Vediamo questo. Vedo, il primo album di Yeti. Io ti consiglio. No, gli Slipknot. No, 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 Slipknot. Aspetta, aspetta, aspetta. Quale mi vuoi dare di Slipknot? Il pezzo. Ma lo conosce già, vedi, quindi... Quello per i primi due pesanti. No, ti prego, grazie. Allora, noi ci salutiamo dal buon Alessandro. Mister Carlo Mazza, Capitation of the Capitone. Peppe Pidia e Dodd One Dodd Slash. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, io!